Epistola agli Efesini, capitolo 5, dal verso 15 fino al verso 21. A Dio vada la gloria. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, e sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, ti ringraziamo per questo brano della tua parola, ti preghiamo che lo Spirito tuo lo possa rendere vivo e reale nei cuori di ognuno di noi, nel nome di Gesù, che è con te, benedetto in eterno. Amen. Amen. State comodi, gloria a Dio. È un passo interessante, bello, se ognuno di noi lo mediterà personalmente, troverà diversi spunti di edificazione per crescere nella conoscenza di Dio e per poter avanzare nel regno del Signore. Ma personalmente vorrei soffermarmi sulla seconda parte del verso 18, dove l'Apostolo Paolo dice ai credenti di Efeso: ma siate ricolmi di spirito. La circostanza qual era? Ebbene, l'abbiamo letta nei versi precedenti, e cioè il fatto che, verso 16, i giorni sono malvagi. E proprio quando i giorni sono malvagi è necessario che il cristiano e la Chiesa del Signore siano ricolmi di spirito. L'essere ricolmi di spirito è quindi un bisogno, una necessità dalla quale si può provare a scappare, ma è l'unica risposta per poter affrontare con vittoria le circostanze difficili nelle quali noi viviamo. E naturalmente non mi riferisco semplicemente alle malattie che stanno attualmente affliggendo l'umanità, ma mi riferisco all'azione del maligno, al peccato e alla corruzione che stanno dilagando nel mondo intorno a noi. L'unico modo per poter vincere questa, passatemi il termine, battaglia è quella di essere guidati dallo Spirito Santo di Dio e quindi di essere riempiti dello Spirito Santo del Signore. Altrimenti la mondanità troverà sempre più spazio dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, e di conseguenza cominceremo a parlare, ad agire, a vestire esattamente come fanno le persone che non hanno conoscenze di Dio. E in determinate circostanze questo modo di parlare, di agire, di reagire, di vestire, di atteggiarsi, eccetera, in determinati momenti non proprio onora il Signore e i principi della parola di Dio. Ma noi nel 2020, più che seguire le mode passeggere di questo mondo, siamo chiamati a seguire i principi e i canoni della Scrittura. E per questo, per avere la forza di farlo, perché significa andare controcorrente, abbiamo bisogno di questa pienezza dello Spirito Santo del Signore. È qualcosa che ci dà innanzitutto un cristianesimo non più arido, non più sterile, perché se voi ricordate, credo che lo ricordate bene, nel giorno in cui Gesù, in occasione di una festa, si alzò in piedi, disse a quanti erano presenti: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, perché chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Quindi lo Spirito, sotto alcuni, o meglio in uno dei suoi modi di essere raffigurato, è paragonabile all'acqua. E in un tempo di aridità spirituale come quella che stiamo vivendo, quest'acqua, l'acqua dello Spirito, è quanto più che mai necessaria nella vita di ogni cristiano, di ogni credente, nella mia ma anche nella tua vita personale. Abbiamo bisogno quindi di tornare alla ricerca di questa unzione, di questa pienezza, di questo riempimento,
più di ogni altra cosa dovremmo martellare alla porta del trono della grazia di Dio per dire: Signore, io voglio essere riempito, voglio essere ricolmo, voglio essere traboccante dello Spirito tuo Santo, perché questo insegna la tua parola, perché questo è quello che mi rendo conto manca nella mia vita. D'altronde Gesù, prima di ascendere al cielo, raccomandò i suoi discepoli, lo leggiamo in Luca 24:49, disse: io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Era la preoccupazione fondamentale di Gesù. Conosceva quei discepoli, erano stati con lui per 3 anni, non aveva bisogno di vederlo, ma aveva anche visto la reazione dei discepoli dinanzi alle situazioni avverse. Tutti spariti, tutti fuggiti via. Ognuno era improvvisamente scappato come se fosse una pecora senza pastore. Quel fervore, quello zelo erano improvvisamente venuti a calare perché il loro maestro era stato dato nelle mani dei soldati romani. E allora Gesù, nella sua onniscienza, dice a quei discepoli: voi avete bisogno di aspettare di essere rivestiti di potenza, perché è quello che vi farà la differenza nella vostra vita. E sapete bene che vediamo subito gli effetti di quella potenza nella vita di Pietro e degli altri 11, perché quando lo Spirito Santo scese sull'alto solaio il giorno di Pentecoste, Pietro e gli altri 11, dice la scrittura, si alzarono e, anziché dire noi non conosciamo quell'uomo, noi non sappiamo chi sia, anziché giurare e spergiurare di non aver mai visto Gesù di Nazareth, cominciarono a parlare apertamente e liberamente della grazia di Dio e della salvezza che vi era in Cristo Gesù. Una necessità, dunque, siate ricolmi. È un consiglio? No, mi sembra che sia più un ordine quello che Gesù sta dando, quello che Paolo sta dando. Ed è un ordine di sicuro quello che Gesù diede ai discepoli prima di salire al cielo: attendete finché non siate rivestiti di potenza. Lo capirono i discepoli questo? No. Tant'è che vediamo che poco prima di ascendere al cielo, Atti capitolo 1, trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. Ci stiamo riallacciando quindi a Luca 24:49, la quale gli disse: avete udita da me, perché Giovanni Battista battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Quale fu la reazione di Gesù, dei discepoli dinanzi alle parole di Gesù? Attendete, ricercate, desiderate, bramate, siate con un cuore ansioso di ricevere questa pienezza. La risposta fu una risposta che ci lascia un po' scioccati, ma che forse non ci sorprende se guardiamo al modo con cui noi rispondiamo all'appello dello Spirito che ci dice: siate ricolmi dello Spirito Santo. Quelli che erano riuniti gli domandarono: Signore, è questo il tempo che tu ristabilirai il regno a Israele? Sembra quasi che ai discepoli non interessi più di tanto sapere quando saranno riempiti di Spirito Santo, come saranno riempiti, in che cosa consiste questa promessa del Padre. Sono preoccupati ad altro, sono preoccupati al regno di Israele, al potere terreno di questa nazione, sono preoccupati di essere liberati dal dominio romano. Ed è vero, dobbiamo dirlo a nostra vergogna, mentre lo Spirito di Dio ci parla, siate ricolmi, noi siamo preoccupati di altre cose. Non ci interessa la pienezza dello Spirito, ne possiamo fare anche a meno, questo pensiamo, ci interessano altre cose, siamo preoccupati di altro, cose legittime per amor di Dio, ma se il Signore ci dà delle priorità e ci dà un ordine ben preciso, forse sarebbe opportuno seguire le istruzioni di Dio, che ne sa più di noi, anziché andare dietro a quelli che sono i nostri modi di vedere il cristianesimo. Delle volte ci vogliamo accontentare di una semplice frequentazione di un locale di culto, pensando che tutto questo sia vivere una vita consacrata a Dio. Certo, partecipare alle riunioni di culto è qualcosa che la Bibbia insegna, non abbandonate le vostre comuni raunanze come alcuni sono soliti fare, tanto più che vedete il giorno del Signore avvicinarsi, ma non è il tutto del cristianesimo. Perché altrimenti significherebbe ridurre l'opera di Dio a una cattedrale, a un locale di culto. Tutto quello che voi vedete, queste mura, sono uno strumento che ci permette di riunirci insieme, di lodare il Signore insieme, ma non è questa la Chiesa, non è questa semplicemente l'opera della Chiesa del Signore. A
abbiamo bisogno invece di guardare un po' più in alto, di alzare l'asticella della nostra spiritualità. Non possiamo accontentarci di dove siamo arrivati, non possiamo crogiolarci delle nostre esperienze passate e ringraziare Dio per tutto quello che ha fatto in noi. Certo è necessario, ma non è sufficiente. Dobbiamo ricercare la pienezza dello Spirito Santo. Siate ricolmi. È un qualcosa di importante, qualcosa che ordina Paolo alla chiesa di Efeso, qualcosa che ci viene ricordato ancora a noi stamattina. I discepoli invece chiesero: Signore, quando è che succederanno le cose? Oh, in questi ultimi mesi, nei quali sicuramente tutti quanti noi siamo stati un po' presi di sorpresa da quello che è avvenuto, la pandemia, l'essere rinchiusi nelle nostre case, il non poter andare liberamente in giro, il dover usare le mascherine, i guanti, eccetera, eccetera, ci siamo sicuramente tutti quanti domandati legittimamente: sarà questo il momento in cui il Signore tornerà? E ripeto, legittimo tutto ciò, ma anche qui rimane l'indicazione del Signore: non spetta a voi sapere queste cose, non spetta a voi sapere i tempi, potrete ragionare, calcolare, moltiplicare, dividere, aggiungere, sottrarre, non le scoprirete mai, perché quel giorno non lo sa nessuno, lo sa solo il Padre. Quello che a te interessa e che a me interessa è essere ricolmi di Spirito Santo. Questo è quello che è l'obiettivo della Chiesa. E infatti Gesù glielo dice, gli risponde alla domanda dei discepoli: Signore, questo è il tempo? Gesù gli dice in modo chiaro, e gli rispose: non spetta a voi sapere i tempi, i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E poi cosa fa Gesù? Fa quello che faremo tutti quanti noi quando ha detto una cosa e non vogliamo sentire altre risposte. Prende e se ne va. Infatti dice che dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. Chiuso, non c'è altro da aggiungere, punto. Non ci sono altre domande da fare. E questa è la necessità tua e mia, della Chiesa, di ogni tempo, essere ripieni di Spirito Santo. Gesù sembra quasi adempiere quello che Paolo dirà più tardi a Timoteo: fuggi le vane discussioni. Tutti quei discorsi fatti di parole e paroloni, eccetera, eccetera, lasciale perdere. Concentrati sul significato e sull'essenza delle cose. Tu ed io abbiamo bisogno di essere ricolmi di Spirito Santo. Perché da quel momento la vita cristiana diventa qualcosa di diverso. Perché la visione cambia. Perché i nostri occhi, i nostri cuori sono attratti più che dalle cose di questa terra, dalle cose del Signore. Siete ricolmi, quindi importante, necessario, un ordine che il Signore dà. Ma quali sono le condizioni per essere ricolmi? Beh, la prima condizione, quella essenziale, è essere nati di nuovo, essere stati salvati, rigenerati mediante la grazia di Gesù Cristo. Se io non sono nato di nuovo, posso pregare e inginocchiarmi e trascorrere tutta la giornata e dire lì: Signore, riempimi. Non può succedere, perché nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, perché nessuno metterebbe dell'acqua pulita in un vaso sporco. La prima cosa è che tu devi essere certo, certa, è che sei nato di nuovo, che il sangue di Gesù ti ha lavato e purificato dei tuoi peccati, o che se hai sporcato di nuovo le tue vesti nel pantano di questo mondo, che quel sangue abbia nuovamente operato nella tua vita. Perché ricordati, ricordiamocelo tutti quanti, ognuno di noi, come dice Giacomo nella sua epistola, manca in molte cose in molte maniere. E ogni giorno abbiamo bisogno di tornare ai piedi di quella croce per dire: Signore, sono qui per essere da te lavato e purificato, per essere da te continuamente trasformato, perché mi accorgo che l'opera tua è iniziata e gloria sia al tuo nome, ma essa ancora deve continuare nella mia vita. C'è altro da cambiare in me, ma anche in te, fratello e sorella cara. C'è molto altro da cambiare. E quest'opera si compie ai piedi della croce. Sei stato salvato? Sei stata salvata? Se sì la risposta a questa domanda, allora che fai? Che aspetti? Perché non correre ai piedi del Signore per dire: Dio, riempimi questo giorno, fa che il mio vaso, la mia vita possano traboccare della tua presenza e della tua pienezza. E se non sei salvato, salvata, perché ancora non hai fatto questo passo di fede, non sei andato al Signore per essere cambiato, ma hai semplicemente accettato una religione nella tua vita, rispettabile magari,
dottrinalmente corretta, ma pur sempre una religione. La religione forse della tua famiglia, dei tuoi padri, di tua madre, di qualcuno che conosci. Allora ti voglio dire una cosa, che aspetti ad essere salvato? Perché il giorno del Signore potrebbe arrivare da un momento all'altro. Prima che questo culto finisca, lo diciamo spesso, il Signore potrebbe tornare. E se anche non dovesse tornare, chi sei tu o chi sono io per poter dire con certezza io continuerò a vivere anche domani? La mia vita e la tua vita sono appese a un filo. E ognuno di noi deve essere pronto a incontrare il suo Dio. Sei salvato? Sei salvata? Se ancora non sei andato ai piedi del Signore per pentirti e ravvederti, non puoi essere riempito di Spirito Santo. E se non l'hai fatto stamattina, dai, lo so quello che ti frulla nella testa, ma di cosa mi devo pentire? Io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato niente, io lavoro onestamente. Sono meglio di tante persone che pensano di essere cristiani, che dicono di essere salvati, o molto meglio di loro. Sai chi sei? Sei quel fariseo di cui Gesù parla in una parabola, che andò nella casa del Signore e mentre c'era un pubblicano che non stava neanche a alzare gli occhi al cielo, quel fariseo, tutto pieno di sé, se ne stava lì in piedi e diceva: Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio perché io sono meglio degli altri. Io non sono come quel pubblicano, non sono come gli altri uomini, io sono bravo. Io lavoro onesto, Signore, io ho cura della mia famiglia, io sono una persona che non ha mai rubato, che non ha mai ucciso. Signore, meglio di me chi c'è? Gesù non era tanto d'accordo con questa visione del mondo. E sappi che non è nemmeno d'accordo con te, che sei così orgoglioso o orgogliosa di paragonarti agli altri e di pensare di non avere bisogno di essere perdonato o perdonata dal Signore. Io ti consiglio stamattina vai ai piedi della croce e pentiti. Non hai ucciso? Forse solo quello il peccato, la maggior parte delle persone non finiranno all'inferno perché hanno ucciso qualcuno. Perché l'hanno odiato, sì. E odio e omicidio sono la stessa cosa. La maggior parte delle persone non andranno a finire all'inferno perché hanno tradito la moglie o il marito, ma perché hanno desiderato la donna o un uomo di un altro, perché è la stessa cosa. La maggior parte delle persone non andranno all'inferno perché hanno rapinato una banca, non avranno avuto il coraggio, ma perché sono stati degli amanti del denaro, quello sì. La maggior parte delle persone non andranno all'inferno perché la loro vita è stata degna della galera, no. La maggior parte delle persone andrà all'inferno per l'impietà, cioè la mancanza di devozione verso Dio. Andrà all'inferno per la scontentezza, per l'ingratitudine, per l'orgoglio, per l'egoismo. Per questo andranno le persone all'inferno, perché non si saranno pentiti di queste cose. Andranno all'inferno perché mai si saranno ravveduti dall'ira, dall'invidia, dalla gelosia, dalla mondanità, perché chi si fa amico del mondo diventa nemico di Dio, lo dice Giovanni nella sua epistola. La maggior parte delle persone non saranno nello stagno ardente di zolfo e di fuoco perché hanno bestemmiato il nome di Dio, no, ci andranno semplicemente perché avranno amato la calunnia, la menzogna, il pettegolezzo. La maggior parte delle persone saranno lì perché ipocrite, perché rancorose, litigiose. Abbiamo cose di cui pentirci? Io dico proprio di sì. E non lo dico a voi, lo dico a me stesso innanzitutto, ma lo condivido con voi. Perché è necessario in un mondo dove oggi tutto sembra lecito e normale, perché la mondanità cerca di penetrare nel cuore dei credenti, e forse in alcuni è già penetrata da tanto tempo, è necessario che riabbiamo una visione spirituale della vita cristiana, che è qualcosa di diverso da quella che ci viene propinata da un Vangelo light, adattato ai tempi, che ha lo scopo di riempire le chiese e di fare i seguaci. L'Evangelo, quello di Gesù Cristo, ha lo scopo di salvare i peccatori. E affinché un peccatore sia salvato deve conoscere il proprio peccato. E affinché questo peccato sia conosciuto deve essere proclamato, presentato. E la parola di Dio ce ne parla. E noi vogliamo innanzitutto andare al Signore e dire: Signore, perdonami. Perché Dio non ci parla per accusarci e condannarci, ma ci parla per risvegliarci e spingerci al pentimento. Perché noi possiamo essere i peggiori uomini di questa terra, o i migliori, se ci pentiamo il Signore ci salva. Perché Gesù è morto su quella croce per questo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna.
E questo messaggio che stamattina stai sentendo non è un messaggio per chi vuole dire tu sei il peggiore, forse te lo vuole dire, ma ti vuole anche dire c'è il dono di Dio per la vita eterna in Cristo Gesù per te, davanti a te. Se tu lo vuoi, lo accetti nella tua vita e permetti a quel sangue di lavarti, di purificarti, di rigenerarti, se permetti alla croce di ridiventare il centro della tua vita, tu puoi ricevere non solo la salvezza, ma anche la pienezza dello Spirito Santo. Questo essere ricolmi di Spirito, che si manifesta, secondo l'insegnamento della Scrittura, come segno iniziale con la glossolalia, il parlare in altre lingue, ma che non si limita a quello. Perché se fosse quello sarebbe solo confusione, e qualcosa di più. Questa pienezza dello Spirito Santo è quella che Geremia definisce come un fuoco rinchiuso nelle sue ossa, che lui cerca di contenere, lo vorrebbe, anzi lo desidererebbe, perché gli sta portando tanti problemi, perché è finito in una cisterna, perché piange dalla mattina alla sera, perché è maltrattato dai suoi concittadini e dai suoi contemporanei. Lo vorrebbe contenere, non ci riesce, un fuoco dentro di sé. E chi lo può fermare quel fuoco e la pienezza? È vero, Geremia non era riempito nel senso neotestamentario dello Spirito Santo, ma in questo noi vediamo una figura di quello che avviene nella vita di quanti sono ricolmi di Spirito Santo. E quell'azione che lo Spirito di Dio porta, un credente che viene riempito di Spirito Santo, la prima cosa che si fa è quella di alzarsi dal suo bel comodo banco di chiesa per non lasciare più alla religiosità il dominio nella sua vita, ma per essere uno strumento nelle mani di Dio. Atti capitolo 2, 120, riuniti, scende lo Spirito di Dio come delle lingue di fuoco, si ode il rumore come di un vento impetuoso, parlano in lingue, finisce là, no, leggiamo Atti 2,14, che Pietro e gli altri 11 si alzarono, e non solo si alzarono anche la voce, e cominciarono a dire a quelli che erano presenti cos'era quello che stava succedendo e quello che loro stavano predicando, quel Gesù che voi avete crocifisso. Era questa la pienezza dello Spirito Santo. Ed ecco perché essere ricolmi di Spirito è un ordine che ci viene dato, ma anche una necessità. E fin quando non vediamo questo bisogno nella nostra vita e camminiamo nella tiepidezza o nella freddezza, inevitabilmente il nostro cuore non sentirà mai quella potenza e quel bisogno e quella necessità di essere ancora oggi araldi dell'Evangelo di Gesù Cristo, annunciatori a un mondo che non conosce Dio. Chi è Dio? Il Dio della Bibbia. Sì, perché la pienezza dello Spirito Santo è quella lode spontanea che nasce nel cuore quando tu ti trovi anche nella difficoltà. Mi sembra di vederli Paolo e Sila, che sono stati messi con i ceppi dentro una prigione lì a Filippi, e chiunque avrebbe forse detto Signore perché, ma loro erano ricolmi di Spirito, e non sono lì dentro quella cella tutti mosci mosci seduti su un banchetto, ammesso che ce l'avessero, o lì per terra a dire Signore perché proprio a me. Li vediamo che cantano le lodi e gli inni a Dio, e mentre fanno questo avviene qualcosa di straordinario. Avviene quello che nessuno probabilmente si aspettava, neanche loro, anche perché loro non cantavano a Dio per quel motivo, ma semplicemente perché erano grati al Signore, che le celle si aprono. Per questo abbiamo bisogno di essere ricolmi di Spirito, perché altrimenti le avversità ci sotterreranno, ci faranno sedere, anzi ci atterreranno. Ma quando siamo ricolmi di Spirito c'è un canto che si eleva dal nostro cuore, anche quando la prigione ci rinchiude, perché sappiamo in chi abbiamo creduto. La nostra speranza non è per questa terra, ma è una speranza fondata per l'eternità. Ricolmi dunque, un ordine, una necessità che ancora oggi si presenta davanti ai nostri occhi. La pienezza dello Spirito è certo qualcosa che si riceve in chiesa, ma è qualcosa che si riceve anche a casa, è qualcosa che si riceve in ogni luogo dove noi ci troviamo e ci apriamo al Signore. E la pienezza dello Spirito è qualcosa di necessario in un tempo come questo. E credo che se non sei stato riempito, riempita di Spirito Santo ancora, da questo momento dovresti cominciare ad andare sulle ginocchia per dire: è venuto il momento, Signore. Confesso di avere bisogno di questa pienezza.
se sei stato già riempito o riempita. Non ti accontentare del profumo di un vino che più non c'è nel tuo cuore, ma fa che il tuo cuore possa traboccare ed essere riempito, affinché la tua vita possa essere una vita ripiena. Ho portato altre volte questo esempio, l'ho sentito una volta da un fratello. Quando si mettono in una cassetta delle bottiglie vuote e le si trasportano, quelle bottiglie fanno tanto rumore, fastidiosissimo. Ma se voi riempite quelle bottiglie e le trasportate, fanno molto meno rumore. Sapete perché delle volte c'è tanto rumore? Perché quando le bottiglie, i credenti, vengono a contatto, siccome non sono ripieni e ognuno pensa a se stesso, allora si crea tanto rumore. Ma quando si è riempiti, quando una chiesa è riempita, il rumore cessa e viene fuori la lode, il ringraziamento, e si celebra il nome di Dio. Chiudiamo gli occhi, andiamo sulla nostra ginocchia se possiamo, chiudiamo in pace. Adoriamo il Signore. E se non siamo ancora salvati, poniamo i piedi del Signore, chiediamo perdono, ravvegliamoci dei nostri peccati, il sangue di Gesù subito ci lava, ci purifica, ci rende delle nuove creature. Se siamo stati salvati e non siamo ancora riempiti di Spirito Santo, che dice, non è venuto il momento di cominciare a cercarlo, ma davvero nella tua vita, fino a quando non l'avrai ricevuto. E se siamo già riempiti, che ci vogliamo accontentare di quello che è successo nel passato? Non vogliamo invece vivere quella pienezza nella nostra vita, per sentire questo fuoco che arde dentro di noi e che ci costringe ad annunziare la parola di Dio. Cerchiamo il Signore, cari, nella grazia, con tutto il cuore, poi chi si sente ci guiderà in preghiera.